Dopo quasi un mese di attività intensissime, l'Enrico Solito conclude questo percorso del campus estivo, che è oramai un appuntamento, come dire, non solo fisso ma anche molto atteso dalla scuola e da chi la frequenta, e non solo da chi la frequenta. È stata una bella esperienza, ogni anno l'esperienza diventa sempre più nuova, con nuovi laboratori, con nuove risorse umane e materiali. La scuola si sforza di fare questo lavoro, lo fa per la città. Quest'anno abbiamo avuto un numero di richieste al di sopra di tutte le nostre aspettative, per cui la cosa che ci è dispiaciuta, abbiamo dovuto dire stop alle richieste, perché ci rendiamo conto che di anno in anno l'esigenza delle famiglie diventa sempre più forte, perché è vero che i bambini aspettano la conclusione dell'anno scolastico, ma quando finisce, soprattutto nelle famiglie dove i genitori lavorano, il bambino non sa cosa fare, e la nostra scuola propone il campus che non è, ripeto, un grest, è una scuola che si muove con dei professionisti che sono gli insegnanti e gli esperti esterni, esperti in tanti settori, in musica, in motoria, in inglese, in creatività. Abbiamo avuto tanti esperti e tanti insegnanti che hanno collaborato, ma la cosa bella è stata anche, come ogni anno, la grande partecipazione dei genitori. I genitori si vengono, si divertono anche loro, perché c'è anche il momento della giornata finale dedicata a loro, dove c'è un grande lavoro, ma dove c'è questo senso di unione, di condivisione di quello che è la scuola e di quello che la scuola rappresenta per i loro figli e per la città intera.